Come schiarire ginocchia e gomiti scuri. Così come avviene per altre zone della pelle, anche quella delle ginocchia e dei gomiti tende a scurirsi con il passare del tempo a causa dell'accumulo di cellule morte e altre impurità che aderiscono alla pelle. Anche se spesso ci si dimentica di queste parti del corpo, se date a esse un'occhiata, vi renderete conto che sono le zone più scure della pelle. Questo perché sono entrambi punti di appoggio, con cui, appunto, tocchiamo varie superfici senza tenere in considerazione che possono sporcarsi. Oltre a scurirsi, le ginocchia e i gomiti tendono a seccarsi perché queste aree non dispongono di ghiandole sebacee a sufficienza. La pelle, di conseguenza, può screpolarsi oltre ad accumulare impurità, peggiorando il suo aspetto e la sua consistenza. Anche se la pelle che si è scurita non è un vero e proprio problema di salute, è qualcosa che stona dal punto di vista estetico. Per fortuna esistono diversi rimedi naturali per schiarire la pelle delle ginocchia e dei gomiti, favorendo l'eliminazione delle cellule morte e restituendo alla pelle un aspetto più pulito e sano. Questo prodotto naturale, economico e facile da trovare, è un ottimo esfoliante naturale che aiuta ad eliminare le cellule morte della pelle e qualsiasi tipo di impurità che possa scurirla. Per godere dei benefici del bicarbonato di sodio, è sufficiente mescolarlo con un po' d'acqua. Bisogna poi applicare la pasta sui gomiti e sulle ginocchia con un leggero massaggio e lasciarla agire per 5 minuti. Trascorso il tempo consigliato, bisogna sfregare ancora una volta e risciacquare con acqua tiepida. In queste zone si può esercitare una certa pressione perché sono abbastanza resistenti da non irritarsi facilmente. Una volta terminato il trattamento, è importante idratare le zone in questione per prevenire la pelle secca. Bisogna ripetere il trattamento 2 o 3 volte alla settimana. Avena. L'avena è un esfoliante naturale che aiuta a rimuovere le impurità della pelle oltre ad ammorbidirla. Questo ingrediente facilita l'eliminazione delle macchie scure sulle ginocchia e sui gomiti, restituendo essi un aspetto pulito, sano ed uniforme. Mescolate 2 cucchiai di farina di avena in polvere con 2 cucchiaini di panna fresca o latte. Applicate il miscuglio sui gomiti e sulle ginocchia con dei massaggi circolari e lasciate agire per un paio di minuti. Sfregate il composto per altri 10 minuti e poi risciacquate con acqua fredda. Una volta terminato il trattamento, applicate crema idratante a sufficienza. Vaselina. Anche se la vaselina non è propriamente un esfoliante naturale, può essere tenuta in considerazione come prodotto idratante e schiarente per la pelle. Se utilizzata dopo un esfoliante, aiuta a mettere fine al problema della pelle secca di gomiti e ginocchia e ne potenzia gli effetti sbiancanti. Preparate una pasta con farina di ceci e acqua ed applicatela sulla pelle dei gomiti e delle ginocchia. Quando la pasta si sarà seccata, eliminatela con acqua fredda, asciugate per bene la pelle e applicate una generosa quantità di vaselina. Avvolgete le ginocchia e i gomiti con una benda e lasciate agire la vaselina la notte mentre dormite. Questo ingrediente naturale può aiutarvi a trattare i gomiti e le ginocchia scuri, oltre ad idratare la pelle e ad impedire che si secchi. Riscaldate un po' di olio di oliva e applicatelo sulle ginocchia e sui gomiti. Sfregate l'olio sulla pelle e ripetete il trattamento la sera, prima di andare a letto. Ripetete il trattamento 3 volte alla settimana per ottenere migliori risultati.
potete fare lo stesso trattamento utilizzando l'olio di cocco o la vitamina E limone. Il limone è un ingrediente dall'azione astringente e schiarente che può esservi utile per eliminare le macchie nere sulle ginocchia e sui gomiti, se utilizzato di frequente. Lavate le ginocchia e i gomiti, poi sfregateli con un limone facendo dei movimenti circolari. Realizzate un massaggio di 10 minuti con il limone e poi lasciate agire finché la pelle non si sarà asciugata. Ripetete questo trattamento tutti i giorni. Potete anche mescolare limone e zucchero, o sale, per ottenere un esfoliante che favorisca l'eliminazione delle cellule morte. Mescolate semplicemente una parte di limone con due di zucchero o di sale e applicate il composto sulle ginocchia e sui gomiti con massaggi circolari. Lasciate agire e risciacquate con acqua fredda.